Ringrazio Phrase Bomba, The Jovax, Spam YT e Robert Nistor per essersi abbonati al canale. Inoltre passate dal canale di Phrase Bomba, The Jovax e Spam YT se vi va, link in descrizione. Abbonati anche te al canale per ottenere vantaggi esclusivi come essere salutati e sponsorizzati nei video, poter vedere video in anteprima fino a 24 ore, vedere video riservati solo agli abbonati come questo. Cosa ti ricordi dei tuoi primi anni di nascita? Beh, mi ricordo che c'era lì mio zio. Abbiamo uno youtuber che ride a Con la crepapelle. mitragliatrice. Che sparava. Perché? Perché con la mitragliatrice? A cosa spara? Agli indigeni. Tutto a partire da 1 euro al mese. E inoltre puoi disdire quando vuoi. Per maggiori informazioni, link in descrizione. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi parlerò di questa nuova auto, tra virgolette, nuova dell'ultimo DLC che hanno aggiunto, ovvero la BF Club. Ma prima, aiutami a vincere questa guerra. Oltre il 90% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale. Inaccettabile! Non fare come loro, aiutami a crescere. Basta iscriversi al canale e attivare la campanella su tutte per poter restare aggiornati all'uscita dei prossimi video. È gratis. Diminuiamo questa percentuale. Quest'auto costa ben 1.280.000 dollari. Eh sì, avete capito bene, 1.280.000 dollari. Per cosa? Lo vedrete in questo video, è una cosa totalmente assurda ed è anche il motivo per cui ho messo nel titolo che è l'auto peggiore di questo DLC. Allora, partiamo dal principio. Quest'auto è sovrapprezzatissima proprio, non so per quale motivo, sinceramente, ma so solo che come velocità e accelerazione può essere anche decente, ci può anche stare per un veicolo della sua categoria, ma come velocità massima proprio non ci siamo. Allora, le uniche cose, diciamo tra virgolette, belle di quest'auto sono alcune modifiche che possono essere originali e carine. Per esempio il famoso stereo, diciamo, da mettere sopra il tetto che funziona. E poi dopo, per finire, che puoi entrarci nei negozi. Esatto. Questo è il secondo aspetto positivo di quest'auto. Non so quanto possa essere utile una cosa del genere, ma è comunque una cosa in più. Una cosa che comunque con altri veicoli non si può fare. Boh, per quanto riguarda invece gli aspetti negativi, che sono assolutamente tantissimi, sono il fatto che comunque la velocità massima fa abbastanza schifo, arriva a un massimo neanche di 90 miglia orarie, che mi ricordi, ed è davvero poco.
Poi come prestazione molto simile ad altre auto, se non peggiore, la manovrabilità è decente, devo dire, decente, non mi sono trovato male. Tende forse ogni tanto a non fare alla perfezione le curve, ma comunque ha una buona trazione, devo dire. Ah, l'altra cosa peggiore che tipo è a trazione anteriore, ovvero che sgomma con le ruote davanti. Ed è una cosa che, raga, a me non è mai piaciuta, proprio zero. Io mi ricordo che avevo comprato la Asbo, raga. Aveva anche quest'auto, la trazione anteriore, e era uno schifo, raga. Mi ricordo che una gara non ero riuscito a farla con quell'auto perché era per l'appunto a trazione anteriore. Cioè, in pratica, era una gara difficile, parkour. Ho detto, ah, proviamo quest'auto qua che è nuova. Sì, col cavolo che proviamo quest'auto qua che è nuova. Ho fatto sta gara e a un certo punto non riuscivo a fare un pezzo perché non riuscivo a sgommare, mi sgommava la parte davanti delle ruote che non mi serve a nulla, sinceramente. Non vi consiglio assolutamente di comprarla perché sono soldi buttati via, è un'auto che magari vi può piacere all'inizio per quelle caratteristiche lì, che tipo può entrare in un negozio, puoi utilizzare lo stereo gigante se ce lo metti. Per, non so, divertimento così, puoi metterci qualche modifica carina, ma basta, cioè per il resto, a che altro serve? A niente, dopo 5 minuti, se voi la comprate, la lasciate lì in garage a marcire, non la utilizzerete mai più, quindi piuttosto 1.280.000 dollari, risparmiateli, comprate qualche business, qualche altra auto magari migliore, ma non assolutamente quest'auto. Poi vabbè, se vi piace tanto, siete ricchi, avete soldi da buttare un po' come me, no, non che mi piaccia molto l'auto, ma ho soldi da buttare, allora potete prenderla, però altrimenti non ve la consiglio per niente. E lo so che questo sarà il solito video ripetitivo che hanno fatto 25.000 altri youtuber dicendo questa auto fa schifo. Però lo volevo fare. Detto ciò, ditemi un po' cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi e attivate le notifiche su tutte per stare aggiornati all'uscita dei prossimi video. E niente, al prossimo video.